bel pomeriggio di festa alla Casa di Riposo San Francesco di Novara con il coro delle Voci Bianche. Un gradito ritorno perché siete già stati più volte in passato ospiti di questa struttura. Grazie a chi ci ha invitato in questo posto dove siamo già stati diverse volte. Festa per gli anziani, festa per i bambini, festa per i giovani e per le famiglie in questo momento musicale di oggi, per la festa della mamma. Quindi mamme, nonne, canzoni, qualcuno ha ballato, animazione, un bel pomeriggio insieme da non dimenticare. Con voi anche i Not For Not, i giovanissimi. Sì, abbiamo colto l'occasione per essere qui anche noi a festeggiare, insomma, in occasione del festeggiamento per la mamma, e siamo i Not For Not. È il primo anno che siamo insieme, per cui siamo nati da poco e siamo veramente felicissimi di essere venuti qui, insomma, a fare compagnia a voi tutti. Ed è una grande soddisfazione per noi, per le Voci di Novara, perché i Not For Not sono tutti giovani che con Federica sono cresciuti nel coro e continuano a cantare perché amano la musica, ma soprattutto continuano a raccontarla, a regalarla a tutti gli amici che la vogliono sentire. Noi siamo veramente contenti di essere qui, lavoriamo tanto per far sì che anche i ragazzi abbiano la possibilità proprio di cantare appunto per il prossimo e quindi in varie occasioni. Ma tra il prossimo c'è anche il prossimo appuntamento, i prossimi appuntamenti. Noi saremo tutti insieme con i cori dei bambini e dei giovani a Cerano alla Sala Crespi sabato 16 maggio in una bella serata in cui ci saranno anche altri cori ospiti e altri cantanti. E poi abbiamo un progetto insieme all'Associazione Cori Piemontesi con dei cori scolastici della provincia di Novara, e saremo a Torino, al Castello del Valentino, il 6 di giugno, e a Milano, nel cortile del Castello Sforzesco, ce la posso fare, per la giornata mondiale contro il lavoro minorile, che sarà il 12 giugno.